Cari amici, ben ritrovati al nostro settimanale di approfondimento Pianetologi Reporter. Dopo questa parentesi dedicata ad alcune trasmissioni di approfondimento relative alle conseguenze del fortissimo maltempo che si era abbattuto, come ricorderete tutti, nella metà del mese scorso, con delle situazioni davvero anomale, soprattutto nel veneziano, nella laguna di Venezia, non si era mai vista una marea che è entrata in laguna con quella velocità. Dunque, riprendiamo allora la scaletta. Vi stavamo presentando un libro molto interessante dal titolo Iron Prof, scritto dallo scrittore il professor Giovanni Ciot. E quest'oggi vi proponiamo una riflessione su questo libro a cura del collega, amico, giornalista Stefano Boscariol. Dunque sentiamo il nostro servizio. Con piacere incontriamo dopo tanto il collega amico Stefano Boscariol, ancora al tempo di Canale 55, redazione sportiva. Innanzitutto, come stai? Bene, grazie, grazie a voi invece che mi date questa opportunità. È il piacere di incontrarsi finalmente fisicamente, non solo in via web o via digitale, quindi è un piacere essere vostro ospite e soprattutto in questo momento e soprattutto per questo appuntamento a cui ci tenevo molto. Con il comune di Cordignano siamo riusciti a portare, dopo Pordenone Legge, dove è stato presentato all'inizio questo libro, l'abbiamo riproposto a questa amministrazione che ha accettato di buon grado, e credo che oggi la risposta del pubblico numeroso presente sia stata la migliore versione di questo appuntamento. Ecco, vedo infatti anche molta gente, molta partecipazione. Ecco, se ci puoi dire un attimino cosa tratta questo libro. Sì, tra l'altro faccio una precisazione. L'ho voluta questo appuntamento insieme all'amministrazione di Cordignano, che ha accettato la mia proposta. Perché? Perché nell'occasione di Pordenone Legge la sala del Camera del Commercio era strapiena e ci sono state almeno 50-60 persone che non sono potute entrare di Pordenone, che io ho promesso che avremmo avuto un'altra opportunità per cosa. Questa opportunità l'ha creata a Cordignano, quindi sono venuti qua da Pordenone e quindi di conseguenza sono rimasto soddisfatto di questa cosa. Cosa tratta? Beh, già il titolo Iron Prof tratta, come abbiamo discusso prima in seno di presentazione, la scuola e lo sport, di un insegnante che è pordenonese ma che si è trasferito in Brianza e si avvicina allo sport proprio nel momento in cui la scuola gli diventa pesante e soprattutto per affrontare i problemi quotidiani dell'insegnamento e di altre situazioni problematiche si dedica allo sport. Uno sport che tra l'altro non è semplice perché è fatto di tre discipline: corsa, nuoto e bicicletta, no? Quindi lui ha sintetizzato il titolo in questa maniera, ma il titolo scritto in maniera mirabile, semplice ma ironica, che non vuol dire banale, come ho anticipato, parla anche dei problemi della scuola, delle difficoltà dell'insegnante, i rapporti con i genitori, insomma casi particolari che non vi svelo tutto perché sarebbe il caso di andarlo ad acquistare, secondo me, ma non per trattare l'aspetto commerciale del libro, perché uno può anche fare, però devo dire che è una lettura piacevole che concilia la conoscenza con l'ironia, che è una cosa molto molto importante oggi, essere un po' ironici per sdrammatizzare alcune situazioni. Sì, infatti abbiamo una situazione abbastanza particolare, diciamo che con l'avvento del digitale, io a volte lo chiamo anche in certi versi del sintetico, abbiamo questi ragazzi che sono sempre con la testa attaccati a questi smartphone. Cosa ne pensi, Stefano? Beh, io vengo anche dal mondo sportivo come atleta, come giornalista, anche come educatore, istruttore. Credo che bisogna fare una distinzione, lo dico sempre anche pubblicamente, c'è l'internet e i social. L'internet è un mezzo di conoscenza e di democrazia molto importante. I social stanno distruggendo forse quello che è il valore dell'internet, secondo il mio modesto parere, perché viene abusato e soprattutto dà la possibilità a tutti di sì democraticamente di dire qualcosa, ma anche di contenuti di bassa leva, e questi purtroppo danneggiano anche i rapporti sociali, e credo che tante stupidaggini vengano scritte e vengono anche provocate certe reazioni. Sul digitale e sul web credo
rappresentando un'età diversa da quella giovanile, che abbia abbattuto quello che è il desiderio. Cioè, mentre noi siamo cresciuti con un feedback nei confronti dell'ambiente che ci circonda, per loro l'ambiente è dentro un video, dentro una protesi e dentro un, come posso dire, questo apparecchio elettronico. Lì è tutto il loro mondo, non ci sono odori, non ci sono rapporti, non ci sono solo visioni visive, ma i colori veri della natura e delle situazioni relazionali non vengono toccati, quindi perdono tutta questa fascia del feedback che è la sostanza, secondo me, del sensoriale di un rapporto. Ci sono dei vantaggi, sicuramente. Io dico che la tecnologia serve, vedi nel campo medicale, vedi anche nel campo giornalistico, per l'amor di Dio, in tanti cambia, ma bisogna usarlo con buon senso, con intelligenza. Invece i giovani di oggi stanno facendo di questo, alcuni naturalmente, un abuso che provoca anche cattive reazioni. La parola è diventata una pietra pesante e bisogna stare attenti a enunciare la parola, soprattutto se non c'è un contatto visivo, perché scriverla è un discorso, annunciarla, la stessa parola che dico io adesso qua, scritta, può avere un significato perché non si interpreta il feedback con cui io la pronuncio o la enuncio. Ecco, nel convegno avete parlato anche di rapporto tra genitori e insegnanti, che ci sono dei problemi. Non solo abbiamo tra genitori e insegnanti nella scuola, ma tra genitori anche riguardanti lo sport, la frequenza che questi genitori, chiamati sindacalisti dei propri figli, hanno nei confronti di questo rapporto scolastico e anche sportivo. Io ho sostenuto anche da istruttore di basket, riprendo un'affermazione di un vecchio allenatore, diceva: il miglior allenatore è colui che ha i figli orfani, senza offesa, perché i genitori oggi forse bisogna ricondurre a una scuola per genitori per poter crescere le nuove generazioni in maniera un po' più costruttiva e meno confusionaria. Sono i primi che proteggono i propri figli, questo attenzione ci vogliono, ma la troppa protezione li facilita nell'affrontare la vita e si troveranno male un domani, senza difficoltà. Le difficoltà vengono risolte dai genitori e anche da, torno al discorso prima, dalla digitalizzazione che abbatte il desiderio, perché tutto facile, schiacciare un bottone e trovi tutte le soluzioni del caso. Ecco, una penultima domanda: il movimento di Greta nei confronti dei giovani, come lo vedi? L'abbiamo discusso prima la domanda, anche se non riguarda il libro, perché in qualità di insegnante ho cercato di fare la domanda sull'ambientalismo e su come affrontano queste situazioni. Io credo che sia importante affrontare questo discorso dell'ambiente, riguarda tutti, l'ecologia, la green economy, però io ho anche detto che la scuola, quando ha autorizzato lo sciopero dei ragazzi, lo credo che abbia come fosse un momento di deroga, ha derogato, la scuola deve essere la prima che tutti i giorni parli questo, non deve fare lo sciopero. Allora lo sciopero lo potevano fare, la manifestazione la potevano fare di domenica quando non c'è la scuola, per esempio. Volevo vedere quanti sarebbero stati così attenti a questa sensibilità. Greta è una persona, una ragazza che ha portato alla luce un problema grosso, poi c'è tanto di mediatico e tutto questo, e quindi di conseguenza oggi purtroppo sapete che conta più apparire certe volte che la sostanza di fatti, anche se in questo caso dire sostanza ce n'è, ma è troppo mediaticamente educciata. Certo, assolutamente sì. Ecco, volevo anche chiederti una cosa più tecnica, cioè tu sei anche conduttore su una televisione privata qui nel nord-est d'Italia, ecco, che programma conduci? Beh, io con Telepordenone ho due rubriche televisive di cui sono editore, le conduco e le produco. Una è la Piazza delle Associazioni, che è sport, tempo libero e cultura, è un contenitore che sta avendo un buon successo con Telepordenone, e anche la AIL News, una rubrica dedicata alla solidarietà con l'Associazione Italiana Leucemia, per la quale sono responsabile della stampa e della comunicazione. Cerchiamo di dare delle informazioni più che apparire, ecco, questo sia ben chiaro, non vogliamo e non voglio apparire, ma dare della, soprattutto nel caso della solidarietà, dove i soldi che vengono utilizzati devono essere giustificati, e la trasmissione vuole informare più che apparire. Ecco, sui social ti troviamo? No, difficilmente mi trovi sui social. No, io rispetto chi li usa, ma io voglio la mia privacy. Diciamo che sono un po' critico con coloro che si mettono in vista cose personali, familiari, lo trovo assurdo. Sì, lo trovo veramente, come posso dire? Non so neanche come, non vorrei dire una parolaccia, ma veramente poco maturo, ecco. I fatti miei me li tengo, non devo, come d'altronde tutte le trasmissioni che ci sono oggi proposte nei media, dove le cose personali, i pianti, i sorrisi vengono messi in pubblico.
credo che uno questa cosa se le deve riservare, non deve farne uso business per questa cosa. Sì, che poi è pieno di foto anche, diciamo, familiari, come dici tu, anche di minori, il che è abbastanza critica la cosa, insomma, ecco, vedo che la pensi come me, insomma, infatti la mia... La pensiamo in tanti, solo che bisogna avere anche il coraggio di dirlo, non si offende nessuno, ognuno ha una sua opinione datata anche dall'esperienza e dalla conoscenza, ma credo che anche i fatti lo dimostrino. Dimostrano cosa sta succedendo con questa deriva della comunicazione dell'informazione banale e soprattutto personale, dal bullismo alla violenza, dalla sessualità alla pedopornografia, a tante cose che sono creati da questa comunicazione informazione errata e soprattutto chi gliela consegna. Io metterei dei freni e metterei anche dei divieti ben precisi su questa cosa. Certo, bene, guarda, anche la mia testata non va sui social, chi vuol vedere l'informazione ufficiale entra nel sito della testata. Allora Stefano, un'ultima cosa, solo ricordiamo il nome del libro e come si fa per comprarlo. Beh, guarda, il libro si titola Iron Prof di Giovanni Ciot, che è qua vicino a noi, se vuoi anche intervistarlo, dire due cose. E il libro lo trovi, no? È un editore un po' particolare, io ho detto, sto editore qua. Non si trova facilmente nelle librerie, ma penso che ordinandolo, ma lo trovi anche su Amazon, mi dicono, quindi lo trovi. Iron Prof di Giovanni Ciot, acquistatelo, ma non è un proclama commerciale, perché è simpatico secondo me, è sereno e può essere anche utile per un momento di conoscenza in famiglia con genitori e figli. Grazie a voi invece dello spazio che mi avete dato. Dovere di informazione, grazie a te Stefano Boscaiolo, spero di vederti presto. Altrettanto a voi, grazie e auguri per il vostro lavoro, grazie. Considerazioni che ci fanno riflettere, come dico sempre, molto importanti. Ritorneremo ancora a parlare con Stefano in altre occasioni. Io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio ora alla nostra programmazione. A presto.